Allora, ecco, adesso andiamo a vedere quindi come fare, adesso sono riuscito a farla, esegui ovviamente in una singola corsa, ok, diciamo serve una pista lunga, quindi andiamo in modalità carriera, no, classe C novice, prendiamo un'auto di grado superiore a 1800, andiamo a fare questa pista qua a San Francisco, giro sull'otto volante, quindi la tappa 14, prendiamo un'auto con più di 1800, quella che volete, quella che avete disponibile, in caso la dovrete potenziare. Andiamo a vedere che in questa pista ci sono molte rampe. Pista lunga da un minuto e mezzo, non lunghissima, però ci sono molte rampe in avvitamento e anche alcune rampe dritte da poter prendere in taglio in modo da riuscire a fare gli avvitamenti. Ora vi facciamo vedere. Qui all'inizio c'è subito una rampa da poter prendere a taglio volendo, oppure ci manteniamo sulla destra. Qui si può fare così, oppure ci manteniamo qui sulla destra. Andiamo a fare la prima, dove vedete abbiamo fatto un bel po'. Qui solo uno, qui siamo almeno a tre, se non a quattro. Qui invece andiamo a sinistra. C'è un'altra rampa qua dietro sulla sinistra, eccola qua. Qui ne abbiamo fatti altri due, quindi siamo almeno già a 5. Ora qui, dopo il curvone a sinistra, sempre sulla sinistra rimane un'altra rampa in avvitamento, eccola qua. Qui siamo già a 6, ma anche 7. Potremmo già averne fatti 8, eh. Non mi ricordo all'inizio, comunque non è importante, ci sono ancora, c'è almeno un'altra rampa da fare in avvitamento che è qua sulla destra, non qui, tra un po', qui andiamo, ci teniamo sulla destra, non tagliamo, manteniamo di qua sulla destra, eccola qui nella nostra destra, anche di là, andando di là sul tetto c'era un'altra rampa da fare gli avvitamenti e in questo modo riusciamo a fare 8 avvitamenti in una singola corsa. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici nei vostri social. Non dimenticate di lasciare un commento. E come sempre, se vi va, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti!